Buongiorno, sono Tommaso Paschera della Phoebus SPA di Milano, che è il distributore italiano della multinazionale giapponese Toa. Quest'anno in fiera abbiamo molte novità, quella più importante per noi principale è l'introduzione di una gamma di amplificatori digitali con certificazione N5416 per sistemi di audio allarme e voice evacuation. Avremo una versione da 4 per 150 watt, una versione da 4 per 300 watt e la più grande 4 per 500 watt. Tutta questa gamma di amplificatori sarà compatibile sia con il nostro sistema SX2000, che è il sistema top di gamma Toa, sia con il sistema VX2000, che è il sistema intermedio dedicato appunto al mondo dell'audio allarme. Oltre a questa gamma di amplificatori, presentiamo anche il modulo VX3000RS, che è un modulo che permette di alimentare questa gamma di amplificatori, una potenza di 2,5 kW, ed inoltre integra anche un sistema di alimentazione di backup di emergenza che può essere collegato con delle batterie tampone. Tutto l'apparato è certificato N544, quindi questo è dedicato al mondo sempre dell'audio allarme. Un altro nuovo sistema che Toa presenta qui a questa edizione 2013 del Pro Light & Sound di Francoforte è il sistema per aule didattiche Teach IR. È un sistema molto semplice, basato su tecnologia ad infrarossi, che permette con un cablaggio minimo di un solo cavo categoria 5 di sonorizzare in modo completo un'aula didattica. Si compone da questa unità principale, che è un altoparlante con tecnologia ad ampia dispersione in grado di sonorizzare un'area fino a 100 metri quadri, una serie di ricevitori infrarossi disposti attorno a questo diffusore. Il diffusore integra un amplificatore digitale da 20 watt. Il collegamento con categoria 5 viene fatto con questa unità mixer e tuner, ha tre ingressi per TV, MP3 o audio di un PC e poi appunto un doppio tuner per microfoni wireless infrarossi, disponibili in versione ad impugnatura o belt pack a cui si può abbinare un microfono lavalier o l'archetto headset. La Toa è ormai spostata completamente sul mondo delle installazioni in pratica e direi che la situazione è ancora più ibrida, nel senso che soprattutto quest'anno, ma è già da un paio d'anni che abbiamo questa tendenza, i visitatori ormai si dividono un po' in due grandi gruppi. Un gruppo è quello tradizionale degli integratori audio-video, comunque installatori di audio. A questi si è aggiunto una serie di operatori che sono tradizionalmente operatori del mondo della sicurezza, proprio perché negli ultimi anni sta crescendo molto il mercato dei sistemi di audio allarme, per cui operatori che di solito si occupavano di antincendio piuttosto che di TVCC iniziano sempre più a frequentare questa fiera, perché molte aziende propongono soluzioni certificate N54 per sistemi audio con funzioni di fire alarm. Penso che insomma sia un effetto un po' della situazione che stiamo vivendo nel nostro paese. Forse i visitatori del Nord Europa comunque sono preponderanti, del Medio Oriente anche molti, gli italiani sono leggermente diminuiti in questa edizione, ma insomma speriamo in una ripresa nelle prossime.